credo che effettivamente ed obiettivamente, diciamo, il lavoro che ha fatto è stato un lavoro particolarmente utile e anche, diciamo, molto approfondito. Io credo che la stessa preparazione del secondo volume sia stata soprattutto particolarmente utile rispetto a quello che ha voluto dire, per esempio, la presentazione, le varie presentazioni del primo. Io continuo a pensare, diciamo, quello che ho detto lì, quello che ho riportato pure sul libro, sull'ultimo intervento, cioè che una delle cose più utili di questo testo e del lavoro di Piero sia quella che ci ha permesso e continua a permetterci di parlare di futuro senza troppi appesantimenti del passato, perché tutto quello che ci ha accompagnato in questi anni, e dove gran parte della strada l'abbiamo anche fatta insieme, è stato approfondito, viene sviscerato. Io poi lo dico anche nel contributo del libro, così come ho avuto modo di dirlo nelle presentazioni che abbiamo fatto in giro, mi ritrovo molto nell'analisi che Piero fa, diciamo, sia rispetto al comunismo, al socialismo, diciamo, al socialismo reale, alle esperienze che negli anni passati ci hanno visto lavorare insieme, ma soprattutto anche nella parte dell'individuazione dei movimenti, del movimento altermondialista, se lo chiamiamo così, come un momento alto e di tentativo anche di superamento di quelle, diciamo, di tutto quello che era un'impostazione, anche un patrimonio ideologico non leggerissimo. Lo dico perché questa cosa, rispetto all'utilità quindi del testo, credo che poi nelle presentazioni, nei momenti comuni che abbiamo fatto in giro per l'Italia, sia stata ancora più evidente. Cioè, è vero, come dire, è anche comprensibile lo scoramento di Piero, che c'aveva anche lo scoglionamento di Piero, che ci aveva anche trasmesso attraverso un paio di mail sul fatto che ti sei fatto un mazzo così per riapprofondire, per fare il secondo testo, e poi, diciamo, la visibilità del secondo testo è stata molto, molto limitata. Però credo che il lavoro invece che ci ha portato anche a questa giornata e soprattutto all'elaborazione del secondo testo sia un percorso che invece ha continuato a metterci di fronte a una discussione non banale, e che è un po' quella che dovremmo continuare a fare nei prossimi mesi, se vogliamo ragionare in maniera seria anche delle emergenze, delle situazioni complicate che abbiamo di fronte. E adesso, in questo, credo pure che, diciamo, Anna Grazia nell'introduzione che ha fatto ci ha aiutato nel sintetizzare un po' alcuni dei ragionamenti dei libri di Piero, in parte anche, diciamo, è anche andata oltre. Credo che sia un po' meno chiara quella, la parte, diciamo, il pensiero rispetto al crollo del primo, del tentativo del superamento del capitalismo, che vede nei movimenti altermondialisti, diciamo così, un punto avanzato che poi in qualche modo però non riesce a dare la nuova strada, e che in realtà, diciamo così, il fatto che quei movimenti siano stati momenti alti di rielaborazione anche, ma che questa fosse legata al fatto che c'era dietro un giudizio
fortemente negativo dell'impostazione precedente, diciamo così, forse non è proprio diciamo così chiara nella cosa, nel ragionamento che faceva Piero, però lo è di più nelle cose che diceva Anna Grazia, perché secondo me anche alcune cose del primo test, del primo libro, vengono definite diversamente attraverso il confronto che c'è stato. Cioè oggi probabilmente anche il giudizio che noi diamo su questi 10 anni di movimento altermondialista è un giudizio più maturo rispetto a quello di quando eravamo dentro a quel percorso in maniera molto più forte. Alcune cose sono rimaste, alcune cose credo che se oggi, banalmente, ma se noi oggi ragioniamo di sovranità alimentare, se ragioniamo di, in questi termini, anche di cose come queste, senza più difficoltà lo facciamo perché c'è stato quel lavoro. E ad esempio anche rispetto alla centralità, tu oggi non sei ad alcune centralità, cioè oggi tu hai una nuova centralità per quanto riguarda la pratica agricola, che ti deriva dal fatto che a livello mondiale hai una centralità diversa, perché sei riuscito a coniugarlo con diritto al cibo, diritto alla terra, una serie di diritti, ma anche una serie di legami forti con la tua quotidianità, ma che non è al tempo stesso la centralità del movimento campesinos rispetto al paradigma o rispetto al quadro generale. Quindi è un approccio completamente diverso ed è un approccio molto più legato anche alla terra rispetto alla terra in tutti i sensi, rispetto invece a quello che era l'impostazione generale, e che prima adesso che nella chiusura della mattinata Piero riprendeva fortemente, rispetto al fatto che inventavi alcune, o comunque pensavi e ragionavi e forzavi su alcune centralità perché pensavi che quelle potessero essere quelle dalle quali poi ti scaturiva tutta una serie di cose. Allora, in questo ragionamento così ancora complicato, io continuo a pensare che questo certo poveri fuorviato anche dal avrei scelto un tipo di impegno molto centrato su un tema che è quello ambientale, continuo ancora a pensare che in realtà oggi la crisi ambientale è un po' quella dalle quali che tiene insieme le altre crisi, o dalle quali comunque diciamo derivano in maniera forte le altre crisi. E questa ad esempio è una delle cose che io ho apprezzato di più nel ragionamento già del primo testo che faceva Piero. Non siamo d'accordo fino a questo punto, diciamo così, perché poi nella discussione abbiamo fatto in giro, diciamo così, il fatto che io individui la crisi ambientale come la vera crisi generatrice delle altre crisi è ancora una, diciamo, non siamo perfettamente d'accordo su questo, però il fatto che questa cosa non sia più un ragionamento settoriale, un ragionamento di un pezzo, ma che obiettivamente, soprattutto a livello mondiale, questa cosa sia un po' quella che ti dimostra di più l'insostenibilità del modello, se stiamo usando anche qui uno slogan, io credo che questa cosa sia oggi particolarmente così, e che questa cosa si rafforzi ancora di più da alcune crisi come quella ambientale climatica, soprattutto perché se noi oggi abbiamo milioni di persone che noi usiamo, cioè che noi definiamo profughi ambientali, rifugiati ambientali, ma milioni di persone costrette ad abbandonare i loro territori perché resi invivibili dalle conseguenze dei mutamenti climatici, è evidente che lì passa, cioè noi nel nostro paese riusciamo a fare cose contro 15.000 migranti che rischiano di invadere il nostro paese. Nel mondo le previsioni che tu hai al 2050 degli organismi internazionali, ma anche di alcune organizzazioni internazionali, ti dicono che sono 200-250 milioni le persone che rischiano di diventare profughi ambientali.
a quell'anno, ma soprattutto che se tu analizzi adesso, anche qui rubo qualche secondo per uno studio che come le cambiette noi facciamo oramai da una decina d'anni rivedendolo tutti gli anni, ma uno degli eventi più pesanti di tutto questo è che gli ultimi due anni hanno visto nel mondo più di 40 milioni di persone perdere tutto quello che avevano per le conseguenze dei mutamenti climatici, cioè per l'impatto di alcuni eventi meteorologici, che non vuol dire logicamente che queste persone siano diventate né profughi ambientali né che abbiano abbandonato, perché questo poi non succede per più del 90% delle persone, quei territori per venire verso l'Europa, ma che comunque più di 40 milioni in questi ultimi due anni hanno perso tutto quello che c'avevano. In alcuni casi è stato il raccolto, in altri casi è stata l'abitazione. Allora, questa cosa ti dà il segno che anche quando tu spari numeri pazzeschi come 200-250 milioni, stai comunque facendo stime per difetto. Allora, questa cosa ti dà molto, io credo, il segno del fatto che tu continui e non puoi non ragionare delle cose delle quali stiamo ragionando, se non in termini anche internazionali, globali, eccetera. Contemporaneamente io credo che non ne puoi ragionare se non considerando che la crisi ambientale, in questo caso la crisi climatica, ti mettono davvero vicino a dei punti anche di non ritorno su molte di queste cose. E allora, se è così, ad esempio io penso che anche il ragionamento sui beni comuni sia utile farlo come Piero ci proponeva, e cioè non più legato esclusivamente ad alcuni pezzi, ad alcuni settori, e quindi come strumento per rifare un ragionamento di governo mondiale attraverso quella lettura. Lo dico perché, per esempio, anche qui banalmente, probabilmente il pezzo, diciamo, le questioni ambientali sono tra le questioni che ti riportano continuamente contraddizioni che tu magari pensavi di aver superato. Cioè, il caso dell'Ilva di Taranto, che è tornata in campo un anno fa, è stato un caso nel quale tu hai avuto fisicamente manifestazioni nella stessa città, manifestazioni partecipate di persone che manifestavano contro la perdita dei posti di lavoro indipendentemente dall'impatto sulla salute, e un pezzo di città che faceva la manifestazione col corteo a difesa della salute e contro la difesa del posto di lavoro. In realtà davvero è successo questo lì. Cioè, allora sei ritornato indietro anche, spesso torni indietro anche su questioni che tu pensavi di aver superato. Adesso nessuno di noi, anche nella mobilitazione di questi anni, avrebbe mai pensato di poter tornare ad avere una città spaccata su temi come questi. Quello, oltretutto, è un territorio che ha già pagato da questo punto di vista in maniera strepitosa, cioè lì tra Taranto, Brindisi, eccetera, la morte, cioè il tasso di mortalità interna agli operai, interna a quelle comunità, è stato in questi ultimi anni, anche purtroppo grazie al fatto che arrivavano a compimento le patologie, alla fase terminale, le patologie devastate che ci hanno avuto, disastroso. Eppure, diciamo, tu avevi una sincerità anche nella... Allora, adesso io non so se questa cosa qui poi ritorna sull'altruismo egoistico o l'egoismo altruista di cui parlavamo prima, o se invece legato a quello c'ha il ragionamento sulla governance, non governance, il governo del mondo, eccetera. Però è sicuramente, di nuovo, insomma, ti mette in campo di nuovo una contraddizione che non è proprio
banale, e che al tempo stesso lì banalmente io credo, per esempio, che tu nel nostro, diciamo che in una situazione come quella tu ti debba far carico, e questa cosa, diciamo, ci mancherebbe che non lo facessi, delle persone che ci lavorano e delle famiglie che legate a quel posto di lavoro, attraverso, diciamo così, una costruzione di futuro diverso, non attraverso la difesa della siderurgia in quel luogo. Però, diciamo, al di là di questo, c'è il fatto che io credo questo ci riporti un po' anche all'importanza di ragionare sulla pratica di superamento del socialismo reale, di tutte quelle cose, anche dal punto di vista ambientale, perché di nuovo stiamo ragionando di, io sto proponendo un ragionamento sui mutamenti climatici, sulle conseguenze, sulla crisi ambientale come la crisi, cioè una delle crisi che ci dà più segno di punti di ritorno. Dopodiché vai a vedere i dati della Cina, che prima di nuovo veniva citata, con un trend di crescita delle emissioni del 13% l'anno, che vuol dire che se tu staccassi la spina all'Inghilterra, non facendogli produrre nessuno, cioè non facendogli più emettere nulla dal punto di vista, in un anno avresti, diciamo così, recuperato il risparmio di tutto un paese come l'Inghilterra. E è vero che il più 13 di emissioni, adesso che la crescita, come prima mi ha detto, è stata leggermente più bassa, hai ridotto. Ma allora, qual è il problema della Cina da questo punto di vista? Lo dico solo, cioè, il problema della Cina è quello che è stato affrontato prima, però da questo punto di vista qual è il problema della Cina? È che la Cina, anche grazie al fatto che appunto tasso di democrazia piuttosto basso, e quindi se decide di fare i rinnovabili le fa davvero, ha deciso di fare le rinnovabili e quindi, come dire, è all'avanguardia sulle fonti rinnovabili. Peccato che ha deciso pure però che quel trend di crescita lì lo manteneva su due binari, e uno era fatto dall'apertura di una centrale a carbone a settimana. Quindi, diciamo così, c'è quel tipo di... che non è... cioè, che fa... anche rispetto alla crescita della classe media, fa l'accoppiata con il Brasile, perché, diciamo, il Brasile ha una crescita della classe media, c'ha avuto una, che è pari a quella che si diceva prima della Cina, con anche un tenore di vita completamente diverso da quando ci siamo, anche da quando ci siamo andati noi la prima volta alla nascita del Social Forum. Allora, questo, diciamo, queste cose evidente, credo, poi appunto non prendo altro tempo, che non ci danno la soluzione e non ci fanno chiudere questi ragionamenti avendo trovato la chiarezza su tutto, ma ci fanno continuare a ragionare su questo in termini, io credo, più ampi possibili, dove dentro poi c'è il fatto se ancora senso la mobilitazione contro il WTO o la partecipazione dentro le conferenze delle parti sui mutamenti climatici, adesso la prossima sarà a fine anno a Parigi, dal punto di vista, cioè, come dire, dal punto di vista dei risultati veri, e però se invece torniamo di nuovo un po' più a noi, come Piero ci invitava prima, anche rispetto alla qualità del pubblico, eccetera, perché poi, no, dietro a quella cosa lì c'è il fatto se ti funziona la satellizzazione, non ti funziona, cioè io su questo la penso molto come Piero chiudeva, quindi su questo ci troviamo. Penso che rispetto a quello, per esempio, invece nel nostro paese vada messa in campo anche una nuova cultura della legalità, cioè io penso che negli anni questa cosa comunque, nella difficoltà di tutte queste robe qui, c'è, cioè quello che nel mondo è corruzione, in molti casi è corruzione molto pesante,
nel nostro paese, per esempio, oggi inizia a essere proprio una mancanza di cultura di legalità che rispetto al pubblico, secondo me, fa anche molto, può fare anche molto la differenza. Però dicevo, rispetto alle cose finali, io penso che questa cosa dell'alleanza sociale, però nella versione, poi Piero ci ha citato pure nell'alleanza quella Landini, però quello fa parte del fatto che anche le gambette, come i Cobas, diciamo così, è un pezzo di società, e quindi così come voi ieri avete faticato per la manifestazione, noi in questi mesi, cioè in queste settimane, per esempio, io lo dicevo prima a Luisa Tia, stiamo faticando rispetto ai congressi, cioè noi andiamo al congresso nazionale a dicembre, stiamo facendo i congressi regionali, l'ultimi li abbiamo fatti 4 anni fa. Cioè, oggi se tu vai ai congressi nostri non c'hai il clima di 4 anni fa, ma soprattutto non hai la, diciamo, la percezione di quel momento, cioè i nostri vengono, cioè, partecipano, fanno, ma rispetto già a 4 anni fa non vi partecipano più come uno degli appuntamenti fondamentali in cui attraverso quello ti passa la condivisione, la partecipazione, cioè quindi se dura 2 giorni ci stai 2 giorni, no, fanno proprio, ti dicono guarda io passo sabato, quell'altro passa la domenica mattina, poi la domenica pomeriggio hanno la cosa personale e il pezzo di famiglia, cioè così, anche ai congressi di un'associazione che insomma, da questo punto di vista la partecipazione c'è sempre avuto molto forte. Allora, questo lo dicevo rispetto all'alleanza, perché anche quindi rispetto all'alleanza dei Landini, diciamo dentro di noi qualcuno quella cosa gli è piaciuta e magari gli sta un po' appresso, credo che però dal punto di vista invece associativo... Forse perché chi ha rappresentato le gambette negli ultimi anni non sia stato proprio l'esempio no, di massima, no, darsi che sia quello. No, no, è proprio il fatto che so cambiare, cioè perché le gambette per esempio da questo punto di vista... che poi uno può condividere, cioè Giorgetti gli può piacere o non gli può piacere l'associazione, così come può condividere le scelte o non può condividere, ma siccome l'associazione, l'unica cosa, cioè la nostra associazione, l'unica cosa proprio forte che c'ha è il senso di identità, e di, cioè il senso di appartenenza, e il fatto che indipendentemente da chi poi ti rappresenti in alcuni posti eccetera, questo senso di appartenenza ti fa stare comunque al di fuori delle logiche dei partiti, quei momenti di partecipazione per i tuoi sono veramente momenti di partecipazione vera e sentita. Per cui se tu, diciamo, c'hai congressi che funzionano così, vuol dire proprio che ti è proprio cambiato anche un modo di fare militanza dentro l'associazione, perché quella, cioè la nostra, è una delle associazioni che ancora oggi dal punto di vista della militanza è fortissima, cioè noi non siamo tanti, ma una delle caratteristiche di nuovo più forti che abbiamo è la presenza di un circolo della Lega Ambiente quasi in tutti i comuni, e ed è a quelli, giustamente, il fatto che chi rappresenta possa aver fatto una scelta non fica, o che il Mete vada in televisione e tu lo senta ancora come uno dei rappresentanti dell'associazione e ti fa dichiarazioni su una cosa che non... cioè a loro dà fastidio, ma non... non li mina, perché quelli lì, quel circolo lì tuo, su quel territorio, diciamo, farà sempre solo la roba che deciderà lui, l'opposizione alla roba che, capito? Quindi ho fatto quell'esempio perché secondo me invece è veramente una dimostrazione del cambio di sentire.